Quando in campagna elettorale ho detto in conferenza stampa che sembrava una boutade, qui c'è un'emergenza democratica, insomma, diciamo che qualcuno ha sorriso, qualcuno ha fatto qualche apprezzamento così, ma evidentemente non è così, perché se ieri sera su un documento del genere c'è questa ricompattamento della maggioranza, se sulla mia richiesta di verifica della compatibilità, della incompatibilità di Nicola Fronti si sono trincerati dietro un cavillo giuridico, se per le riprese televisive anche lì si trincerano dietro un regolamento, evidentemente questa maggioranza ha qualche problema di democrazia, come dire, di pericolo, di paura di avere un qualcosa di maggiormente democratico. E quindi io allora avevo richiamato l'attenzione di questo mercato del voto che paradossalmente aveva danneggiato più forse il PD che non la mia coalizione. Quindi sicuramente c'è stato un cambiamento. Le tre liste che io ho chiamato con un vecchio termine civetta, forse improprio, hanno contribuito ad attenuare questo scambio che è andato a finire su una coalizione mentre doveva essere da un'altra parte. Quelle liste lì hanno, come dire, in qualche modo nascosto il passaggio di questi voti, e quindi io sono convinto, e quindi il mio ricorso è stato fatto proprio in quel senso. Ma al di là di questa cosa qui, quello che è rimarchevole è proprio questo ricompattamento su un no assoluto a qualsiasi cambiamento in senso democratico.